che sognavo le ali ed ora eccomi in un cielo senza più confini. Posso andare e poi tornare se tu mi avvicini con un dito verso l'alto come fanno i bambini. E lo posso scrivere sui muri del cielo senza spazio né tempo. Guarda adesso il sereno, lo sai che posso leggerti sciù sciù sulle labbra quando siamo soli insieme. Dio su un foglio di carta. Allora, buonasera a tutti, grazie per esserci. Per me è un grande piacere, un'emozione tutte le volte che ritrovo Veronica e l'angelo farfalla Michela. Un piacere doppio perché lo faccio anche nel paese dove vivo e quindi siamo a casa. Ricevo questo libro in inverno, nei mesi difficili che abbiamo vissuto tutti, arriva dalle mani di una persona a me molto cara, Milena Poti, che in tutta questa storia ha un ruolo importante perché è la persona che ha permesso di impaginare il libro e diciamo le sue doti in questo senso le conosco da tanto tempo. Quando mi arriva questo libro lei mi racconta la storia e io sento un pugno nella pancia perché sono madre come molti di voi e dico questa storia è troppo dolorosa e troppo forte. Lascio il libro sul comodino per molto tempo, il libro lo guardavo e il libro guardava me, anzi era qualcun altro che mi guardava anche con uno sguardo un po' severo, mi diceva se ti è arrivato perché non stiamo facendo niente, però io il libro non riuscivo ad aprirlo. Ed è stato così per quasi un mesetto. Poi arriva un'altra copia di questo libro, mi arriva tra le mani di nuovo, questa volta a scuola, tramite una mamma di una di due bambine che frequentano il mio istituto, amica di Veronica, e mi ritorna di nuovo. E allora dico, vabbè, qui 3-0 per Michela, e basta, questo libro non mi arriva per caso, devo fare qualcosa. E quindi ho cominciato a leggerlo ed effettivamente il dolore c'era tutto, perché questa è una storia che non può lasciare indifferenti nessuno di noi. C'è una capacità grande, sembra quasi non umana, invece tutta straordinariamente umana, di trasformare in dolore in una forza di amore. Questa è la straordinarietà di questa storia. Pensare che ci sia una perdita fisica che si trasforma in un grande flusso d'amore, che è un'abbondanza che riempie il cuore di amore tutti quanti. E che genera altro amore e non si sa dove finirà, anzi svolazza in varie parti del mondo, lo diceva prima, poi magari sarà Veronica a raccontare. Ci sono delle storie che possono essere comprese solo con le ragioni del cuore, la mente non può comprenderle. È inutile darsi delle spiegazioni, provare a raccontarsela. Tutti i ragionamenti logici che utilizza la mente razionale sono sempre limitati, manca sempre qualcosa. È soltanto l'amore. L'amore, la parola amore vuol dire se c'è l'amore non c'è la morte, abbiamo vinta la morte. C'è quella, sembra una cosetta da niente, che dice tutto. Amors. C'è l'amore, non c'è la morte. E questo è stato. E questo è e questo sarà, perché così ha deciso un angelo farfalla. È stata lei a cercare voi.
e voi siete solo strumento e servizio. Leggo solo un brevissimo pezzo della premessa. Il segreto è imparare a convivere con questo dolore. Sembra facile, ma non lo è affatto. Non quando sopravvivi ingiustamente e innaturalmente ad una figlia. Non la vedrai più crescere perché ti viene strappata crudelmente dalle braccia in soli 3 giorni. In quelle braccia non vi farà più ritorno, né potranno più cullarla, ma solo stringere un vuoto immenso, incolmabile e opprimente. E dopo le mani che intrecciano farfalle, sono arrivate le mani che impugnano penne e colori per imprimere sul foglio immagini e parole meravigliose, che descrivono dettagliatamente una dimensione parallela, la dimensione in cui Michela ora vive e nella quale sembra voler proseguire il lavoro incominciato sulla terra. Un lavoro di amore e solidarietà, intriso di purezza, come solo un bambino può fare. L'angelo farfalla ha scelto me per essere madre di tanti e per essere sempre sua madre, ma ha scelto le mani di altre persone. Qui ci sono tante altre persone che sono a servizio del volere dell'angelo farfalla. Mai avrebbero pensato di realizzare un libro in vita loro, ha suggerito loro di getto le parole, le immagini delle sue avventure in cielo, storie che la mente umana non è in grado nemmeno di immaginare. Una serie di racconti meravigliosi dove il piccolo angelo farfalla vive in un'altra dimensione e sulle sue ali continua a farci volare e a impartire insegnamenti. Quindi, dicevo, in poco tempo mi arrivano 2 copie di questo libro, io sento che avevo qualcosa da fare. Ho cominciato a mostrare il libro nella mia scuola e quindi ho detto dobbiamo organizzare. Dovevamo preparare tutto, mi pare a febbraio, a marzo, insomma l'abbiamo rinviato un sacco di volte per, diciamo, le circostanze ben note a tutti, finché il 30 di aprile ce l'abbiamo fatta. Le farfalle stanno tutte lì, eh? Solitamente a scuola quando finisce l'anno c'è una specie di rito, no? Si conclude l'anno, quindi si tolgono i cartelloni, si tolgono i libri, tutto il materiale, perché quello appartiene all'anno vecchio e quindi giusto ritrovare a settembre le pareti vuote per ricominciare. Sta tutto lì. E proprio l'altro giorno mi dicevano alcuni collaboratori scolastici: ma noi non riusciamo a togliere il papà. E lasciatele, stanno bene dove stanno. Veronica. Passiamo, prego. Buonasera a tutti. Porto il saluto del sindaco che purtroppo per problemi personali non è potuto essere qui presente. Ringrazio tutte le persone che sono venute a questo nostro evento, anzi al vostro evento della vostra Michela. Sono veramente contento di avervi qui a Calimera perché la vostra storia è una storia importante di cui tutti noi abbiamo da voi solo, possiamo solo imparare. Imparare come state affrontando questa situazione, imparare da voi tante cose, Fabio. Io conosco Fabio da un po' di anni, è una persona seria, una persona disponibile, una brava persona. Una di quelle persone che non si meritava questo dolore, ma purtroppo queste cose non si scelgono, ma le sceglie qualcun altro per noi. Questo evento non l'abbiamo voluto fortemente. Forse appena pubblicato il libro ho contattato subito Veronica, poi per colpa del Covid abbiamo sempre dovuto rimandare, volevamo farlo anche in streaming e poi qualcuno dell'amministrazione ha avuto il Covid, siamo stati un po' sfortunati. Appena abbiamo invece stilato gli eventi estivi subito in programma ci ho tenuto a segnalare il vostro libro che ho fatto leggere a molte persone e sono rimaste veramente colpite. Michela è diventata la figlia di tutti, la nipote di tutti, l'amica di tutti. Forse anche la forza dei social questa, perché Veronica, io vedo che hai molto affetto attorno a te. Questo fa piacere, significa che meritate questo affetto, meritate questo incoraggiamento, perché non siete soli. Non siete soli ad affrontare questa situazione e credo che ve ne siete accorti. Scusate se sono un po' emozionato, però è il libro che emoziona, il tema è particolare.
Lo scopo del libro mi ha colpito anche molto, perché da qui si capisce che il vostro intento non è quello di solo quello di pubblicizzare la situazione, ma di aiutare chi purtroppo è stato o lo è sfortunato, e grazie alla raccolta di questi fondi si andrà a comprare un macchinario pediatrico per l'ospedale di Lecce. Ecco perché questo vi invito anche dopo aver finito l'evento di recarvi al tavolino dove ci sono queste signore, perché ogni euro devoluto è un euro a favore di un bambino e questa cosa è molto molto importante. Non mi dilungo perché i protagonisti sono loro ed è giusto che parlino loro, della loro farfalla, della loro Michela, della loro figlia. Una frase mi ha colpito del libro che ci tengo a leggere e chiudo il mio intervento. Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo. Grazie. Io ringrazio per l'opportunità che mi viene data di esprimere il mio pensiero. Ogni volta che ho l'onore, oltre che il piacere, di fare le mie riflessioni ad alta voce su quello che un libro riesce a regalarci, quello che questo libro riesce a regalarmi, mi piace dire che leggere un libro fa bene alla pelle e al cuore. Alla pelle perché ci aiuta a delineare i nostri lineamenti con le emozioni che questo libro ci trasmette. Al cuore perché quello che leggiamo ci rimane dentro e dentro lo portiamo fino alla fine, perché quello che le emozioni che impariamo a ricevere fanno parte di quello scrigno che non perdiamo mai. Può sembrare un paradosso, ma in questo libro in cui abbiamo come sfondo il paradiso, con San Pietro, con Gesù, io trovo che ci sia una laicità profonda, perché la speranza più forte, il motore che ci fa superare i momenti più bui e ci fa andare avanti, e ci fa addirittura continuare a sorridere, è tutto nel rapporto con l'altro e nell'amore che riusciamo a trasmettere agli altri e l'amore che dagli altri riusciamo a ricevere. Immagine che da questo scrigno di 130 pagine esce con impeto e che la vita riesce ad andare al di là della vita. E questo è un elemento che non è comune a tutte le persone. Comune è il contrario. Comune è quando si perde una persona e non la si perde semplicemente, perché perdendo una persona si perde quello che si era assieme, si perde quell'universo che viene abitato assieme a quella persona. Questo è quello che è comune a tutte le persone. Quando cessa un rapporto di simbiosi, qua quello di una madre con la figlia, di un padre con la figlia, non si perde soltanto l'amore, quello con la maiuscola, l'amore importante, ma si perde tutto l'universo che insieme veniva abitato e che si rappresentava. Questo è quello che è comune alla persona. In questo libro invece non è così. Nell'Angelo Farfalla si prova a dare un senso ad una tragedia e che quell'amore dato e ricevuto possa servire, perché come dice Michela nelle primissime pagine di quel libro, il mondo possa imparare a riscoprire il valore delle piccole cose che lentamente, ma molto inesorabilmente, siamo portati a dimenticare. Amare la vita, anche quando ci sembra che la vita non ci voglia amare, questo ci pone di fronte a dolori immensi e riusciamo a sopportarli soltanto con quell'amore che abbiamo ricevuto. Questo libro ci insegna, e di questo insegnamento tutti noi dobbiamo trarne il massimo aiuto, perché di questo insegnamento noi abbiamo davvero bisogno. Delle tragedie non ci sono lati positivi, perché solo questo sarebbe un ossimoro, non esiste. Però certamente questo ci può insegnare che dentro di noi possiamo e dobbiamo trovare la forza di dare un senso alla vita
ai fatti della vita, anche quelli inspiegabili, come la perdita non solo di un figlio, che già questa è una cosa che va contro la natura delle cose, ma come in questo caso la perdita di un angelo di soli 3 anni. In questo libro ci si lascia andare una meticolosa descrizione di luoghi non di posti, perché i posti sono le cartoline, i posti sono i monumenti, i posti si ammirano, i posti sono i viaggi che intraprendiamo e subito dopo lasciamo alle spalle. I luoghi sono ben altro, i luoghi sono i ricordi, i luoghi sono quelli che ci sanno insegnare e ci sanno raccontare soprattutto la vita. I ricordi, come ci dice Michela, il giardino dei valori, che è il nostro patrimonio che dovremmo costruire, e se abbiamo anche la forza dovremmo riuscire anche a tramandare. Non c'è poesia, non c'è prosa che possa far cambiare le cose e che possa far tornare una persona amata che ti lascia, che possa farti toccare un sogno che vedi sfuggire, ma questo libro un aiuto ce lo dà, perché è un'ancora necessaria che uno tiene con sé per non essere solo con i propri pensieri, per non sentirsi nudo quando uno si chiude a se stesso e prova a guardarsi dentro. Tutte le persone che passano nei nostri cuori rimangono lì, ferme, non si spostano, affetti e persone, come se fossimo un treno che non conosce stazioni, perché da quel treno non ci si può scendere. Poi ci ritroviamo a distanza di anni, questi affetti e queste persone, e vengono fuori dal nostro cuore così come sono, come li abbiamo lasciati, come ce li ricordiamo. Perché quando ci manca un sorriso, quando ci manca qualsiasi cosa, anche i passi sulle scale di chi si avvicina, quando non li puoi sentire più quei passi, allora sai che comunque c'è il ricordo che ti viene in mente, e quel ricordo è immutabile nel tempo. E allora provi a trovare nel sorriso degli altri quel sorriso che ti manca. E Michela sarà sempre lì, ferma nel tempo, quei suoi meravigliosi 3 anni, con la sua gioia, la sua spensieratezza, la sua semplicità, nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuta, senza che gli anni possano mai modificare il suo ricordo. Dicevo prima che di questo libro c'è una piccola inesattezza, mi sia consentito dirlo, ed è nel titolo. Questo non è un libro di racconti celesti per bambini terrestri. Questo libro di racconti celesti per esseri terrestri. Non sono favole dedicate soltanto a bambini. Sono insegnamenti e sentimenti che ci vengono lasciati in dono e che servono a tutte le persone, o almeno a tutte quelle persone che sanno guardare le cose con gli occhi del cuore. Io vorrei anch'io leggere un pezzo di questo libro e terminare il mio brevissimo intervento con quello che secondo me è il testimone che Michela ci lascia, che dovremmo sempre tenere presente, soprattutto quando ci troviamo presi dalle piccole traversie della vita e ci dimentichiamo del vero senso della vita. "60 giorni di me e della mia vita senza fine. Ho iniziato il mio percorso nuda e scalza, vestita solo dei miei ricordi. Ho camminato tanto e così velocemente che alle volte Ugo e Anselmo hanno davvero faticato a starmi dietro. Hanno lavorato insieme a me giorno dopo giorno, e se oggi indosso un meraviglioso abito fatto di umiltà e cucito solo con un filo di semplicità, e anche grazie a loro. Resto comunque scalza, ma non mi pesa affatto, perché nulla dà più leggerezza e sollievo di un cuore puro e semplice, e il mio cuore è in pace. Ed è con il cuore che da oggi in avanti io voglio continuare a camminare. Grazie per questo libro, grazie per le parole, per le emozioni che questo libro è riuscito a regalarci, e io credo che di questo libro ci ricorderemo ogni volta che ci sorprenderemo noi stessi a guardare le stelle. Grazie. Buonasera. Non mi abituerò mai.
potremmo fare 10 milioni di presentazioni, ma il cuore 1000. Leo, anche quando guarderete le farfalle, non solo le stelle, sicuramente. Sono d'accordo con tutto quello che avete detto. Forse solo su una cosa mi devo ricredere, che ho scritto io stessa mesi fa, nella prefazione del libro. Devo imparare a convivere con questo dolore. Non è vero. Io non voglio convivere con questo dolore, anche se c'è, è inutile negarlo. Voglio fare altro, perché lei, questo suo passaggio, ha un senso. Quello che è accaduto non ha senso, ma il suo passaggio qui ha senso. Quella simbiosi di cui si parlava prima, madre figlia, non si è mai interrotta, anzi, più forte di prima. Io in questi mesi ho incontrato tantissime, troppe madri come me, e tutte mi hanno detto una cosa: pensa Veronica, è come quando eri incinta, è tornata dentro. Bellissimo, doloroso ma bellissimo, è così. E lì non c'è fisicamente, non la puoi vedere, però c'è. E nel tremolio della voce di questi signori, il vento che questa sera fortunatamente è arrivato, nelle lacrime delle persone che incontro, perché da 9 mesi tutte le persone che incontro a un certo punto lacrimano, anche se mi hanno vista il giorno prima, e quindi lei c'è e fa rumore, come direbbe un'altra grande, molto rumore. I passi sulle scale di cui parlava Leo prima, io non li sento più, non sento più i giochi che cadono a terra, le urla, mancano tutti questi rumori, è vero, però lei fa un rumore che con le orecchie non lo puoi sentire, ma lo puoi sentire solo col cuore. E questo rumore ha creato in 9 mesi un esercito meraviglioso che ogni giorno annovera qualcuno in più, ogni giorno. È un esercito fortissimo, perché l'unica arma è l'amore, l'amore che vince sulla morte sempre e comunque. Io glielo promisi, ormai è risaputo, è quella promessa che alla fine mi mantiene in piedi, no? Le ho detto: Michela, finché non ti raggiungo, io cercherò di intravedere il tuo sorriso in quello degli altri bambini che aiuterò. E io torno a quel momento e dico: ma come ho fatto a fare quella promessa in un momento simile? E mi sentivo camminare a mezzo metro da terra. Qualcuno dice: Gesù che ti ha preso in braccio. Non lo so, non lo so, la mia fede vacilla un po', ma non la fede in lei, perché lei c'è e me lo fa capire, come è successo a te Elisabetta col libro, non l'hai capito alla prima, te l'ha fatto capire alla seconda. Fa sempre così, non lo capisce alla prima, ti manda la seconda, la terza, finché tu non capisci quello che vuole. Qualcuno mi ha detto: lei è va in Africa pure, in 2 secondi va e viene, non pensare che rimane lì. Oggi ho conosciuto telefonicamente, ancora solo, Fra Luca, un missionario del Mozambico che gestisce 2 orfanotrofi in Africa. Allora ho detto: eccola, lo sapevo che arrivava anche l'Africa prima o poi. Dopo il polo pediatrico, la cappella, la strumentazione, ti devo correggere, l'abbiamo già acquistata per il Bido Fazzi, i Babalù. I Babalù hanno una loro storia, perché anche lì è una questione, con Michele è una questione di incroci. Ha fatto tutto così, con il libro ha fatto così, qualcuno l'ha scritto, qualcuno si è offerto di impaginarlo, qualcun altro di fare le illustrazioni, finché in meno di 3 mesi è venuto fuori il libro. Così è stato anche con la canzone, identico discorso, con le bomboniere, identico discorso. Una mi ha portato uno scatolone e dice: guarda, ti dono questi oggetti, fai quello che vuoi.
gli ho detto, ma che me ne faccio, anche se sono così belli però, e li ho accantonati. Un giorno mi chiama una signora e mi fa, io voglio le bomboniere solidali per la comunione di mio figlio. Ho detto, le bomboniere, però non riesco a dire di no, cioè dico sempre sì sì. Poi ci rifletto e dico, ah ok, quindi lei manda sempre la materia prima, poi devi essere tu bravo a capire cos'è che vuole. E con il Babbalù, dicevo, io sono andata via da Bari lasciando un reparto in lacrime. Quella sera piangevano tutti, anche i muri, eppure eravamo lì nemmeno da 24 ore. Piangevano i genitori, piangevano gli infermieri, i rianimatori, il primario, piangevano tutti. Poi ho saputo successivamente che hanno pianto per una settimana. E io ho detto no, raggio di luce in quella stanza. E ho detto ecco, ce l'ho fatta. Le lacrime si sono trasformate in sorrisi. Marisol adesso è a casa e sta bene. E mo c'è l'Africa, c'è un orfanotrofio da sistemare perché un uragano l'ha buttato giù. Ci sono 52 maschietti, un po' non dico in mezzo alla strada, ma in una situazione poco dignitosa. Servono 8.000 euro e io ho detto, cominceremo anche a raccogliere per l'Africa. Perché se ci siamo conosciuti, fra Luca ci sarà un motivo. Se Michele va in Africa, ci sarà un motivo. E il motivo è arrivato. Tempo ci vuole, ma poi arriva sempre lei dove deve arrivare. Ci arriva. Dunque ringrazio tutti per la costanza, per l'amore che hanno nel cuore verso Michela, un amore che spero durerà, che spero non si spegnerà. Credo che lei comunque ci penserà sempre ad alimentare quell'amore, perché lei ormai è solo amore. Per me lo è sempre stata, adesso lo è per tutti. E si va avanti così, si va avanti così, aspettando le direttive dall'alto. Abbiamo tutti questo comandante peperino, piccolino, riccioluto, capriccioso a volte. Io, tutti la sognano, io l'ho sognata poco, forse un paio di volte tre, e ho capito una cosa. Lei non mi ha mai parlato nei sogni, mi guida col pensiero. E penso che lo faccia un po' con tutti, con tutte le persone che si sono avvicinate, che sono entrate in questo esercito meraviglioso e che danno quello che hanno, quello che possono dare, che per me è la cosa più preziosa. E anche per quello sono in piedi, anche per quello, per questi doni preziosi che mi vengono messi in mano, io devo in qualche modo far fruttare. Per tenere viva la sua memoria, per farla continuare a vivere, per crescerla, per continuare a crescerla. Perché per crescere un angelo non ci vuole una mamma normale, ci vuole la mamma con l'esercito dietro, perché sennò l'angelo non riesce a crescerlo più. E quindi niente, i progetti sono questi, alcuni già portati a termine, altri sono in cantiere. E niente, io non so che altro dire. Sì, sì, ci siamo. Sì, purtroppo sì, l'emozione è sempre forte, grande. Lo so, però io vorrei che arrivasse quel giorno. Che quando si dice il nome Michela si sorride, come quando lei quando era qui era tremenda, 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 ci ha fatto vedere i sorci verdi per 3 anni. E quindi quando io raccontavo di come lei, di che bambina era, tutti si mettevano a ridere, no? Madonna, che tremenda, sì, è vero, è proprio strappavo a tutti un sorriso. Adesso non ci riesco molto, nel senso che è un misto, no? Tra sorriso e pianto, però devo arrivare il giorno in cui sarà solo sorriso. Perché lei è quello, nient'altro.
papà? È strano, perché il papà ti sa ogni volta l'ultimo, perché? Mia, vieni un attimo, vieni. Il soldo è più importante, però. Devo chiamare Mia. Eccolo. Mia, cosa ripetiamo la sera noi? Cosa ti chiedo io? Cosa ti chiedo di ripetere? Interrogo. Alle tabelline. Ecco, ho sempre avuto una passione particolare per la matematica. Perché ho sempre pensato che 2 più 2 facesse 4, che 3 per 2 facesse 6. Vabbè, non me ne dico tutte fino al 10. No. Però poi la vita a un certo punto succede qualcosa e ti insegna che di logico non c'è niente. Succede che una bambina piccolina di 3 anni, che ha vissuto solo 3 anni, se ne vada e lascia un vuoto incolmabile. Poi a volte se ne va qualcuno anche che ha vissuto 100 anni, se ne va e noi non è che siamo contenti, però ci sentiamo appagati, soddisfatti per lui, no? Comunque ha vissuto 100 anni. Perché nel frattempo è logico, quello è logico, no? È logico che uno se ne vada a 100 anni. E forse io l'ho preparato a quello. E l'ho preparato, siccome 2 più 2 fa 4, che a 100 anni uno se ne possa andare. Non ero preparato al fatto che mia figlia se ne potesse andare a 3 anni. Altrimenti avrebbe lasciato un vuoto incolmabile. È vero, però Michele ha detto, ci ha fatto capire che non è vero che esistono vuoti incolmabili. Esistono i vuoti e in quanto tali sono fatti per essere riempiti, altrimenti non esisterebbero, non avrebbero senso. E Michela ci dà, come diceva Veronica, ogni giorno tutti gli strumenti necessari per riempire questo vuoto. E naturalmente i vuoti si riempiono e si riempiono bene quando vengono riempiti di qualcosa di buono. Conoscete qualcosa migliore dell'amore? Non credo, no? Dunque un vuoto riempito d'amore è il massimo. Questo vuoto incolmabile, dunque, non è più incolmabile, lo abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che invece deve essere colmato, deve essere riempito. Lo facciamo tutti insieme, aumentiamo ogni giorno di più. Perché questo è il desiderio di Michela e il desiderio dell'amore. Noi, io e Veronica, cosa abbiamo fatto, Veronica, in questo periodo? Abbiamo forse imparato a sorridere con una lacrima, oppure se a qualcuno piace, abbiamo imparato a piangere sorridendo. Perché? Perché non c'era un'alternativa, eh? Cioè quel vuoto per riempirlo devi reagire. E io chiudo il libro della pagina finale della copertina. Grazie Fabrizio. Mi tolgo gli occhiali perché la logica dice che dopo i 50 anni non vedi più bene con gli occhiali. Dice, il passare degli anni e gli eventi della vita ridimensionano talvolta la nostra voglia di sognare, di progettare, di guardare con fiducia e serenità al domani. Il mio augurio è che non venga mai meno il sogno e che le giornate nere e buie della vita possano solo servire a fortificarci. Una farfalla non volerebbe se avesse paura del vento. Invece, spesso, si lascia trasportare dal vento, lo cavalca, gridando al mondo: io sono più forte. Dunque, le lacrime ci saranno sempre. Ci sarà sempre una lacrima. Ma perché quella lacrima è segno di ricordo?
di nostalgia, di mancanza per qualcosa che non c'è stato, che non di sogni spezzati. Poi noi dobbiamo imparare a sorridere, dobbiamo continuare a sorridere, perché il sorriso può essere il vero motore del futuro. Grazie, grazie a tutti, grazie a Michele. E grazie a Mia per le tabelline. Di solito si ringraziano i presenti, qui invece siamo noi a ringraziare voi per quello che ci state insegnando in questo percorso. Grazie a tutti. Noi stiamo imparando insieme a voi, comunque non stiamo insegnando nulla. Pronti? Uno, due, tre. Michi! Puoi vederla come mia, nel frattempo sto giocando con Ayrton che mi fa volare in alto, quasi come a farmi poi sentire grande. Te l'ho sempre detto che sognavo le ali ed ora eccomi in un cielo senza più confini. Posso andare e poi tornare se tu mi avvicini con un dito verso l'alto come fanno i bambini. E lo posso scrivere sui muri del cielo senza spazio né tempo, guarda adesso il sereno. Lo sai che posso leggerti sciusciu sulle labbra quando siamo soli insieme, Dio, su un foglio di carta. Balla con me, vola con me, ridi con me. E balla con me, e vola con me. Cielo.